Dopo le nuove strette anti-Covid entrate in vigore con il nuovo DPCM valide fino al 24 novembre, una nuova stangata si abbatte sul tessuto economico italiano con tantissime attività penalizzate da chiusure e coprifuoco. Il ministro dell'Economia Gualtieri ha fatto sapere che daremo un indennizzo superiore a quello ricevuto la vostra scorsa perché sappiamo che anche i mesi passati sono stati difficili. Il titolare dell'economia ha sottolineato che il governo lavora affinché gli indennizzi arrivino al più presto possibile. Pensiamo che l'Agenzia delle Entrate possa erogarli entro metà novembre, persino entro l'11. In particolare, l'indennizzo riguarderà tutte le aziende ed esercizi pubblici che sono oggetto delle restrizioni introdotte dal DPCM. A chi aveva fatto domanda arriveranno in automatico, mentre chi non l'ha fatta, le aziende con fattura oltre i 5 milioni che sono state aggiunte, dovrà pazientare qualche settimana in più per i ristori che comunque potranno essere incassati entro l'anno. Le aziende interessate sono 350.000 circa. Stiamo lavorando perché gli indennizzi arrivano il più presto possibile. Pensiamo che l'Agenzia delle Entrate possa erogare questi contributi entro metà novembre. Il vice ministro dell'economia Misiani ha specificato che le imprese dovranno chiudere totalmente e avranno un contributo a fondo perduto maggiore di quelle che abbasseranno la serranda alle 18. Vogliamo dargli il contributo in automatico senza bisogno di fare domanda a tutte le imprese che l'hanno già avuto. La ministra del lavoro Catalfo ha dichiarato che il governo lavora con un rifinanziamento generale complessivo della cassa integrazione con altre 18 settimane. Perplessità sugli indennizzi arriva da Confindustria. Penso che il governo debba ascoltare di più le parti sociali e che debba cambiare metodo. È un momento difficile, dobbiamo unirci, ha detto il presidente Bonomi. L'allarme, il PIL italiano, se le misure restrittive andranno avanti, potrebbe segnare un meno 11-12%, con un danno per l'economia di 216 miliardi superiori ai fondi del Recovery Fund.